È proprio un tesoro quello che è stato trovato al largo di Loano, 65 metri di profondità, un reperto storico importantissimo. Si tratta dei resti, dei reperti archeologici della battaglia di Loano, che è importante e secondo me può anche essere molto attrattiva perché si tratta della prima battaglia di fatto vinta da Horatio Nelson. I reperti si riferiscono a una nave francese, sono stati trovati cannoni, fucili, ma quello che importa e che secondo me conta di più è che si potrà trovare molto altro ancora. Oggi abbiamo voluto annunciare questo ritrovamento, era giusto farlo, ma le ricerche andranno avanti e soprattutto Regione Liguria insieme alla Sovrintendenza dei Beni Archeologici seguirà le ricerche e anche di studiare, cercherà di studiare e di capire quale sarà poi il modo più adatto per renderle fruibili questi ritrovamenti, se creando un sito archeologico subacqueo da aggiungere agli altri che già abbiamo come Liguria, prendendo quindi come spunto il ritrovamento di questi giorni per creare un vero e proprio percorso subacqueo, di itinerari subacquei, oppure se una parte o tutto, ma io penso che si possa anche sdoppiare l'operazione, dedicarlo invece a un'area museale, un museo quindi più visibile anche a chi non va in profondità. Chiaramente sono ragionamenti che faremo, quello che conta è l'interesse, l'unione di due istituzioni come Regione e Sovrintendenza e ovviamente la grande anche tenacia dei sommozzatori, dei sub che sono riusciti ad arrivare a questa profondità e forse in maniera un po' fortuita, ma sicuramente con grande tenacia sono riusciti a reperire appunto questi resti. Credo che sia l'inizio, la prima tappa di un percorso che potrà essere sicuramente lungo e produttivo e potrà, credo, anche diventare una grande attrattiva culturale, turistica per la nostra regione. Punto di importanza nazionale? È un ritrovamento che è di importanza nazionale perché comunque siamo nella fine del 1795, siamo diciamo nel pieno dello scontro tra Francia e Inghilterra e con tutto quello che si muoveva ovviamente tra le potenze allora, lo scontro, la battaglia tra i francesi e gli inglesi e poter capire davvero i cannoni, i fucili, ma chissà che cos'altro ancora potrà arrivare, credo che possa dare delle indicazioni storiche molto importanti. Non solo dobbiamo anche definire da quale delle navi francesi sono arrivati questi reperti, sarà fatto tutto, la sovrintendenza è assolutamente attiva e operativa, io penso che sia una scoperta che interessa sicuramente noi Liguri, sicuramente i sub, sicuramente gli storici, io penso che possa interessare anche i francesi, gli inglesi, cioè io credo che questa sia una notizia di un ritrovamento che sicuramente uscirà fuori dai nostri confini. Consideriamo che la prima vittoria navale dell'allora capitano Nelson. Quindi si inserisce all'inizio del decennio delle guerre napoleoniche e noi abbiamo trovato il sito dove si è avvenuto lo scontro fra la flotta inglese e la flotta francese. Ma questo impreziosisce una ricchezza che abbiamo già. 1795, battaglia di Loano, l'ultima battaglia non comandata da Napoleone, è talmente importante che è sull'arco di trionfo anche se Napoleone non c'era, oggi si aggiunge questo ritrovamento, quindi il pezzo della battaglia di Loano combattuta in mare, la prima vittoria nautica di Nelson, quindi la battaglia di Loano che già aveva un'importanza incredibile per la storia d'Europa si aggiunge con una ulteriore particolarità, poi quello che è stato ritrovato è veramente incredibile, ce n'è da riempire un museo e vedremo cosa riusciremo a fare, se sarà un luogo per diving o sarà un museo a terra. Certamente una ricchezza che noi non sapevamo d'avere grazie al lavoro degli appassionati che fanno reenactment e fanno ricerca subacquea a terra, sono stati ritrovati questi reperti.